Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per fare finalmente il book haul del mese di maggio. Una volta che non sbaglio a dire il nome del mese, voglio un applauso, grazie, grazie. E direi di iniziare subito. Non sono tanti libri come le altre volte, quindi meglio. Forse ci terremo nel limite dei 15 minuti, ma non penso se continuo a parlare così tanto. E direi di iniziare subito. Il primo libro che ho comprato questo mese è un libro che probabilmente riderete guardandolo, perché è un libro da colorare della mia università, cioè non della mia università, ma che ho comprato per un esame che devo fare, ed è questo qui, Veterinary Anatomy Coloring Book, questo qui della Founders, che ha praticamente all'interno tutte immagini di fisiologia e anatomia da colorare per stimolare la memoria visiva e quindi studiare. Come no, Sara, chi ci vuole credere, a chi vuoi farlo credere? Tipo vi faccio vedere qualche immagine colorata, tutti gli occhi, non va colorata tutta, non è quel tipo di libro, ma per esempio vedi dove ci sono i numeri, sotto c'è l'equivalente di che cos'è, e va colorata solo quella zona per farti ricordare che cos'è, insomma. Questo qui l'ho preso da Amazon e l'ho pagato 25 euro scontato, mi pare, anche se costa sui 29, ma sono davvero tantissime pagine, come potete vedere, tutte interamente da colorare, e c'è l'anatomia di 6 specie diverse. Quindi lo consiglio per chi fa il mio stesso corso di studio, quindi medicina veterinaria, perché secondo me è un modo per studiare quando non c'è più voglia. Coloriamo tutti quanti! E quindi questo è questo il primo acquisto. Il secondo in realtà è uno scambio che ho fatto con un ragazzo, perché praticamente avevo detto nel mio video collezione che volevo scambiare l'edizione con la sovracopertina in copertina rigida di Red con questa qui in brossura, e lui mi ha contattato, è stato troppo gentile, mi ha anche scritto una letterina troppo carina, quindi questa qui, con scritto leggimi, l'ho letta, è stato dolcissimo, e questa qui finisce, vi faccio vedere, guarda quante volte ho scritto leggimi, e questa qui, vabbè, c'è anche Don della Morte sotto, e finisce nel mio album delle letterine perché sei stato troppo dolce e carino, quindi grazie. Ed eccolo qui, è l'edizione della Thea, quella in brossura con le alette laterali. Ora finalmente ho tutta la trilogia in questa edizione. Poi mio padre un giorno è venuto, mio padre e la mia famiglia sono venuti a trovarmi all'università, siamo andati al centro commerciale e di nascosto mi ha regalato l'ultimo libro della serie degli eroi dell'Olimpo di Percy Jackson, di Percy Jackson, però c'è anche Percy Jackson, nella sovracopertina, nell'edizione con la copertina rigida e sovracopertina, questa qui, che costa 17 euro, della Mondadori, eccola qua, vi faccio vedere anche il sotto della sovracoperta perché è troppo figo ogni volta, questa è la spine, eccola qui, ovviamente non lo leggerò perché io già l'ho letto, però troppo bello, sono fatti benissimo questi libri, secondo me sono curati alla perfezione. E non vedo l'ora di leggere la prossima serie di Rick Riordan sui dei di Asgard. Quindi sì, perché ho visto i video vari dei booktuber americani della BookCon e c'era lo stand con Rick Riordan che promuoveva The Magnus Chase, quindi forse lo preordinerò, non si sa, non si sa. Però vorrò sicuramente anche l'edizione che matcha queste. E questo è stato un altro regalo. Poi, verso proprio, mi pare proprio il primo giorno di maggio. No. Sì. No. Vabbè, la prima settimana di maggio sono passata a un mercatino dell'usato con mia madre e lei mi ha regalato Il Signore degli Anelli, la trilogia completa, in questa edizione che è tenuta benissimo, della un po' Bompiani, ma è tipo del, non lo so, ma è vecchissima, 2001, una cosa del genere, perché c'è addirittura il prezzo sia in lire che in euro, e veniva 25,31 euro, io l'ho pagata 5 euro, anche la mappa dietro. E sì, io non ho mai letto Il Signore degli Anelli perché mi spaventa come lettura, però sicuramente adesso che ho sia questo che la trilogia originale, che l'ho Hobbit, li leggerò, li dovrò leggere per forza, altrimenti non sono contenta. E l'edizione mi piace tanto, poi sotto è semplicemente grigia con uno scritto così, ovviamente è un po' rovinata la costina, perché un libro di questa mole, se lo leggi, si vede che lo leggi, insomma. Poi l'ultimo libro che ho comprato io questo mese è Clockwork Angel, della saga di The Infernal Devices di Cassandra Clare, nella copertina per cui la gente dovrebbe morire, perché è cangiante, non so se si vede, copertina rigida, sovraccoperta, sotto la costina, tutta sbrilluccicosa, queste copertine sono un orgasmo ogni volta a vederle. E sono tra le mie preferite in assoluto. Questa poi ha Will Arendelle in copertina.
Non siamo una coppia meravigliosa? Sì. Quindi, che cosa altro dirvi? L'edizione costa 19,99 dollari americani e la ragazza dove l'ha presa me l'ha fatto pagare 9,50 euro compreso di spedizione raccomandata, quindi alla fine l'ho pagato una cavolata e entra a far parte della mia collezione. Questo mese sicuramente prenderò anche Clockwork Angel, Clockwork Prince, perché voi siete un perché stanno ristampando tutte le nuove copertine, io ho paura di non trovarle più e quindi me le compro tutte adesso, evviva! E quindi questa qui, che rimane da questo preferito. Passiamo adesso invece ai libri che ho preso da Bookmooch. Come sempre trovo un sacco di cose da Bookmooch e questo mese non fa eccezione. Come primo libro ho preso Finché non cade il buio di Charlaine Harris, che dovrebbe essere, mi pare, il primo libro della saga di True Blood. Infatti l'ho preso perché volevo iniziare a seguire anche True Blood, ho detto però se poi non mi piace intanto prendo il libro, almeno non lo pago niente, sembrava interessante, sui vampiri, dovrebbe essere più un libro per adulti comunque da quello che so io, perché dovrebbero esserci molti contenuti sessuali, però mi interessava, quindi prima di voler vedere il telefilm ho trovato il libro, ho detto sì, lo inizio. Questa è l'edizione della Fazio Editore a 12 euro in brossura. È perfetto, tranne qui che si è un po' alzata la plastichina, ma non mi importa niente. E eccolo qui. Poi, sempre per rimanere in tema vampiri, ho preso Nodo di Sangue di Lauren K. Hamilton, che dovrebbe essere quella invece dei Cacciatori di Vampiri di Anita Black, che me l'avete consigliato in tantissimi, quindi sempre sui vampiri, in questo mese un po' il mese dei vampiri su Bookmooch, e boh, ho deciso di prenderlo perché me l'avete consigliato. Anche questo dovrebbe essere più sull'adulto, serie per adulti, perché da quello che so io ci sono anche qui contenuti un po' sessuali espliciti. Non ne sono sicura perché io comunque non li ho letti, a quello che ho letto un po' in giro, e questo qui viene 8,60 euro della Thea, quindi eccolo qui. Passiamo adesso al prossimo libro che ho preso da Bookmooch ed è stato L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón, perché quando avevo preso Il gioco dell'angelo tutti mi avevate detto che praticamente è un sequel di questo qui, e anche se le copertine non matchano perché quello è in hardcover, almeno questo qui è la stessa edizione di Marina che ho io, quindi almeno matcha quello. E non vedo l'ora di leggerlo perché veramente Zafón mi ha colpito molto con quel libro. Ho aspettato di leggere Il gioco dell'angelo semplicemente perché mi avete detto di leggere prima questo, e viene 13 euro, mi pare tutte le sue brossure vengono 13 euro tranne il Pint Up della sua trilogia, che comunque mi interessa, mi ispira tantissimo, quindi se questo mi piacerà e quell'altro mi piacerà la prenderò sicuramente. Ed è della bestseller della Mondadori, ovviamente è così. Sono stata molto fortunata a trovarlo su Bookmooch, però ogni tanto si trovano questi libri di Zafón, io mi ci butto a pesce, quindi lui. Poi sempre su Bookmooch ho poi preso The Sinner di Abrilyn Pike, che è il quarto e ultimo libro della serie di Wing, giusto? Cioè, cavolo, perché dai suggerimenti! Perché praticamente a me l'ho letto già, mi mancava soltanto però il quarto nella mia collezione. Avrei voluto prendere l'hardcover italiano, però non ho voglia di spendere 18 euro per un libro che ho già letto ed è stato nè, quindi ci sta lui, fa la sua figurina, si mette lì sopra gli altri e sta bene così. Poi le copertine sono molto carine, tipo anche queste qui sono quelle dei tre precedenti. Queste invece sono molto carine e veniva 6,99 sterline. Dell'Harper Collins, che però io ho preso da Bookmooch. Sì, è carino e giusto perché ora ho la serie completa. Sempre da Bookmooch, questa volta l'ho preso per il cameraman che sta lì, quindi non lo vedrete mai più, guardatelo adesso e non lo vedrete più. Ho preso The Scorch Trials di James Dashner, che è il secondo libro, mi pare, della serie di Maze Runner. Mi dà la conferma dalla regia, quindi è il secondo. E io sinceramente, la copertina è meravigliosa, a me piace molto questo arancione parafresciante e la scritta argentata, così mi piace un sacco, però io la serie non penso di continuarla, leggerò il primo, se poi magari mi conquista gli dirò Giulia presso gli altri, perché poi se mi piacerà tantissimo la comprerò, però per quell'episodio brutto che è successo in passato su Instagram ho perso un pochino la voglia, ma forse per l'uscita del nuovo film mi deciderò a leggerli e quindi ho trovato questo qui, gliel'ho preso. E viene 7,99 sterline della Double Check, mi pare. Questo non lo so. Doublecheck.com.
Non ne ho idea di che cosa dietro c'è. Evviva! Comunque sì, l'ha preso questo qui e quindi adesso è suo. Meno male che l'ho preso. Arriviamo adesso all'ultimo libro che ho preso da Bookmooch, che è uno di quelli che mi interessa veramente di più, ed è The Monstrumologist di Ricky Yancey. Ricky Yancey è lo stesso autore della Quinta Onda, che io sto leggendo al momento in inglese, quindi The Fifth Wave. Però adesso è interessante, mi piacciono che ha dei capitoli lunghi e dei capitoli veramente cortissimi che si esprimono semplicemente un concetto. Quindi mi interessava, c'era anche il bigliettino così da buona lettura. E non lo so, mi interessava perché dovrebbe parlare di questo mostro, come si traduce? Uno che studia i mostri, esatto. E mi veniva mostrumologista. Uno che studia i mostri comunque, credo. Non ne so tantissimo di altro. Poi c'è il secondo che is The Curse of the Wendigo, che è supernatural, citazione qui, Wendigo. C'era ovunque, nelle prime stagioni c'era sempre sto Wendigo di mezzo. E senza mai mostrarci qual era il Wendigo, però tipo era nominato ovunque e poi... E questo libro viene 9,99 e è edito da Simone Schuster. Non lo so ragazzi, perché mi prendete questi nomi assurdi, però è molto carino, anche la costina. E c'ha sto grande pallino argentato, non lo so, mi piace. Quindi sì, è quello per cui sono più interessata, quello a cui sono più interessata al momento. Ok ragazzi, Sara vi aveva detto una cavolata assurda, perché in realtà avevo preso altri due libri, però li avevo già sistemati in libreria, quindi me li ero completamente dimenticati. Il primo, sempre da Bookmooch, è stato una botta di culo allucinante, ed è Harry Potter e la pietra filosofale, in questa edizione della Salani imbrossurata, che è praticamente l'unica che si trova adesso in brossura. Questa qui a 9€, che è praticamente quella con la traduzione nuova, perché avevano fatto questa nuova traduzione per queste ristampe qui. Io sempre in questa edizione ho La Camera dei Segreti e in inglese The Deathly Hallows, quindi fa pure la sua porca figura in libreria. E ho deciso di prenderla perché sì, non hai mai troppe copie di Harry Potter, poi era gratis, quindi l'ho preso. E l'altro invece è stato un libro che ho preso in un mercatino dell'usato a Teramo. Non è nelle condizioni migliori del mondo, però io bacio la terra dove l'ho trovato. Ed è Harry Potter e il Principe Mezzosangue della J.K. Rowling, che ho trovato appunto a questo mercatino dell'usato, e a posto di 22€, infatti ci sta ancora scritto qua, doveva venire 10€, c'è ancora l'etichetta, ma ora la tolgo. Però visto che stava lì già da un mese, l'ho pagato praticamente 5€, la metà, 5€. Questi non si trovano più qua. Oddio, piango. Devo andare a controllare di nuovo quel negozio. Sotto è così, vabbè. Non è nelle migliori delle condizioni. Per esempio, qui la prima pagina ha qualche macchiolina, qui dietro qua, in questo bordino è rovinato. Ma 5€, chi se ne frega. Stai in libreria, amore, in libreria. E quindi ho trovato questo. Ho praticamente visto il sito di quel mercatino e ci sarebbe anche Harry Potter and the Philosopher's Stone in inglese nell'edizione figa degli UK. Quindi probabilmente comprerò anche quello, perché... E se li trovo anche i libri di Percy Jackson in italiano, la prima serie. Quindi tornerò lì, probabilmente forse vi porterò con me. Se avete dei negozi del mercatino dell'usato vicino a voi, controllate, perché ci potete trovare veramente delle perle, soprattutto edizioni che sono fuori commercio. E spero di trovarci anche gli ultimi due che mi mancano. Se qualcuno di voi li vendesse in questa edizione, sono Harry Potter e la Camera dei Segreti e Harry Potter e il Calice di Fuoco, in quell'edizione in sovraccoperta. Se il prezzo non è di 30 miliardi di euro, potrei acquistarvelo. Quindi questi qui sono tutti i libri che ho preso. Sono praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 libri. Dai, non era malaccio. Io pensavo prima, dicevo no, scusate, non sono tantissimi come al solito, poi me ne ero scordati due, quindi alla fine sì, sono tanti. Sì, ho dei problemi. Però sono felice dei miei acquisti, spero che piacciano anche a voi. Fatemi sapere qui sotto se avete letto qualcuno dei libri che ho nominato. Probabilmente li avrete letti quasi tutti, perché sono cose che non sono uscite proprio di recente, tranne appunto quello di Rick Riordan, ma le altre sono tutti recuperi un po' vecchiotti. E ditemi da quale dovrei iniziare a leggere, insomma, per questo mese. Questo è tutto, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!